strata del sito, che è un piccolo crepaccio. Un piccolo crepaccio che attraversiamo, non è niente, due pinnate sei già fuori, a chi è claustrofobico non si preoccupi, roba varia. Si entra uno alla volta, in fila, ok? Facciamo chi va per primo? Non vuoi. Vado io? Chi sono chi è di più? Allora, su le mani con Riccardo. Uno, due, tre, quattro, non siete più. E io? Cinque. Io. Sei. Io, uno, due, tre, quattro, cinque. Visto che lo percorriamo lentamente pianino pianino, stiamo praticamente sotto i bordi, ok? Il più sopra possibile, insomma, percorrendo ovviamente dall'interno, ci salviamo aria e tempo di non decompressione. Ci percorriamo il pianino in tutto, tiri, ancora fino ai 40 metri. C'è un'uscita qua, sul dropone. Ok? Usciamo, vi aspetto. Così nascosi? Quindi occhio, attenzione, sarà un pochino difficilotta all'entrata, ma se faccio. Allora, l'immersione inizia con un ascensore, un crepaccio così, completamente verticale, ok? Si apre sul rifo come una U in sezione, quindi è sempre aperto nel tubo, non è una cosa chiusa. Larghezza, 2 metri? Due o tre metri, diciamo, non è neanche stato per via del corallo ricco o anche Triggertown. Come? Triggertown, la città dei palestri, dei pesci palestra, che sono blu dal dente rosso, c'erano tanti piccoli, esatto, anche in Triggertown, non tanto quelli adulti quanto quelli bambini, tanti. Allora, arriviamo sul sito, ci prepariamo, la jeep ci molla giù, in un'area sabbiosa, fondo sabbioso, con pochi pinnacoli, quindi sembra un po' monotono. Allora, noi la sorvoliamo sta zona, stiamo ad una quota di massimo 10 metri, massimo, perché ci sono spesso e volentieri queste qua. Non si dice. Ma infatti chi l'ha detto? Ci sono questi qua, così,